Comunque sto provando gli M90 Pro, li ho caricati tutti, anche il case è carico al 100%. In questo momento li ho alle orecchie. Devo dire che il pairing Bluetooth con il telefono è incredibilmente veloce. Questi sono, vi ricordo, 5.3, Bluetooth 5.3 effettivo. È una scheggia. È velocissimo, si sente la differenza con le altre cuffiette che ho comprato. Ho fatto un breve test con i Dire Straits e vi dico che hanno dei bassi da paura queste cuffiette. Costano un cazzo, costano niente. Tipo qua in Asia con 3,50 euro, 4 euro ti arrivano a casa, spedizione compresa. Hanno il display che adesso è spento, quando le reinserisci all'interno si accende il display che ti fa vedere quanto è carico il power bank e quanto sono carichi singolarmente, ti fa vedere proprio la carica di ognuno, a che livello è, cosa che con altre cuffiette o non lo vedi proprio o scusate sto gridando ma entrano dentro bene nelle orecchie, non cadono, strano perché io i canali auditivi, i canali buchi delle orecchie che sono uno grande, l'altro un po' più piccolo e di solito mi cascano sempre le cuffie, non rimangono dentro, me le sputa fuori. E invece queste stanno lì, sono molto contento di questo. Avevo dubbi, invece spariti i dubbi. Dicevo che pompano da matti, hanno dei bassi da paura, davvero, picchiano come un martello queste cose qua. Sono super contento e soddisfatto. Hanno la riduzione del rumore automatica. Non devi avere nessuna applicazione per andare. Lo fanno già loro. Bene. Hanno la modalità gaming. Anche quella è automatica. Non devi fare niente. Le fili in orecchio e vai. E vi dico che si sente da paura. 3,50 euro, 4 euro, incredibile, incredibile, viva l'Asia. Apri lo sportello, le metti dentro, chiudi, se devi caricare il telefono lo puoi caricare. Hanno no, scusate, di qua, l'USB, hanno la ricarica USB-C ma è di tipo normale, non funziona con il fast charger, per intenderci, ci vuole un carica da telefono di quelli normali, vecchio tipo, insomma, con il mio gap, cioè questo, il mio gap da 30 watt non funzionano, non le ricarica, le ricarica con il vecchio tipo, il Samsung vecchio tipo, eccetera, con questo ce la fa. Si sente benissimo. Benissimo, proverò la latenza, ma essendo 5.3 il Bluetooth, latenza non esiste, non ce n'è. La parte sopra è carina, c'è tutti dei brillantini. Sembra, adesso vabbè, l'ho tutta toccata con le mani unte. Sembra marmo, tipo marmo sembra, c'è tutti i brillantini, molto bella, fatto bene. Purtroppo l'apertura e la chiusura è molto delicata, però c'ha comunque il magnete, ma è troppo morbida da aprire e chiudere. Dovevano farla un po' più. Si apre facilmente. Beh, con 3-4 euro che cosa pretendi? Ah, dimenticavo, il charger interno, la batteria interna è da 1200 mAh. 1200 mAh vuol dire che queste qua, queste sono da 40 mAh. Dicono che durano per 4 ore. Farò il test, ma in teoria, essendo 40 mAh, con questo le ricarichi 15 volte. Cioè. E si caricano anche molto velocemente, ho visto, in forse 30 minuti li ho caricati. Se sei a metà carica e li ricarichi
anche solo 5 minuti, ti offrono comunque ancora un botto di musica, ancora un botto di tempo di utilizzazione, perché la ricarica è abbastanza veloce, avendo 1200 mAh all'interno, non 500, 600, 700, 800, sono 1200. Buttali via. Per 3-4 euro, ragazzi, compratele. Queste sono le cuffie Best Buy che Power Robby consiglia. Andate tranquilli, acquistatele perché si sente da paura. I bassi picchiano. Adesso ve li faccio sentire così, avvicinando la telecamera all'orecchio. Picchiano. Wow! Belli bassi, pieni, rotondi, caldi. Power Robby! Raga, raga, sto gridando? Grido? Sì. Raga, da paura ste cose. Costano un cazzo! Super consigliate. Link in descrizione se le trovo su Amazon, ve le metto. Compratele, compratele, tranquilli. Cioè, rispetto queste, Lenovo, se le mangia. Queste non si sente cazzo. Queste da paura. Picchiano da matti. Spettacolo. Un attimo che fermo il video. Ecco. L'unica cosa, non riesco a capire come alzare il volume. Allora, con un click fai partire e fermi il brano, comunque il video. Con due click, uno, due. Non fa niente. Uno, due. Due veloci. Più lento. Due click non vanno. Tre click. Uno, due, tre. Ha abbassato il volume di un'attacca. No, funzionano allora. Uno, due. Uno, due, tre. Ha rimesso il volume alto. No, no, funziona il volume, ok. Due click, manda avanti e indietro, cioè brano successivo. Funzionano, funzionano bene. Prima non riuscivo io, cliccavo male. Devi centrare bene il punto da cliccare. Io non sono abituato, prima esperienza per me, cliccare sulle cuffie. Quelle che avevo in passato non cliccavi niente, non avevano i sensori. Va bene, dunque. Faccio l'editing video, lo pubblico così com'è questo video. Andate tranquilli, compratele. L'unico difetto che non mi è piaciuto è che lo sportello si apre davvero troppo facilmente. Quindi se ce l'hai in tasca o nello zaino potrebbe aprirsi. Dovresti metterci un elastichino o qualcosa. Purtroppo si apre davvero, davvero facilmente. Penso che all'interno in questo punto abbia la batteria 18650 delle sigarette elettroniche. Quindi se lo disassembli da 1200 mAh lo puoi portare tranquillamente a 3600, mettendoci batterie costose, tipo le Sony TC6. E sicuramente le caricherebbe ancora più velocemente le cuffiette. Se le metti dentro. Adesso sono accese. Se le metti dentro, sì.
vanno in automaticamente in off e in Ecco ricarica. alcuni risultati di una ricerca. Ops, mi è partito il telefono perché le ho toccate. Se le tocchi per più di 3 secondi, fa partire l'assistente vocale. Così stanno caricando e il display si attiva. Il display è stupendo, non è bello, è stupendo. Anche il fatto che si spegne e diventa nero e non lo vedi è una figata. E come potete vedere, fa vedere che la batteria è carica. Questo un po' di meno, si è scaricato un po' di più. Questo invece un pelino meno. Batteria carica 100%, adesso se le ricarica. Una figata, ragazzi. Ma io dico, per quello che costano, che cosa pretendi, non lo so, meglio di così non si può. Addirittura sono meglio di altre cuffie che ho acquistato, che vedrete a breve nei vari video, ma io consiglio queste. Tranquilli, c'è dentro anche i cuffini, i gommini di ricambio per le orecchie di vario tipo, ma io devo dire che con questi mi trovo molto bene. Ho fatto, entrano bene nelle mie orecchie, quindi ok. Per adesso è tutto, andate tranquilli, una figata, a parte lo sportellino che si apre un po' così, vabbè, per il resto una bomba, ci carichi anche il cellulare con questo ti carichi il telefono, la GoPro, quello che vuoi, perché 1200 A sono tanti. Al prossimo video, Power Robby, Filippine.